Un ornamento personale davvero di grande effetto si deve alla casuale scoperta di una tomba picena durante i lavori agricoli condotti a Canavaccio di Urbino nel 1928. Si tratta di un particolare pendaglio pettorale, parte del corredo di una sepoltura femminile databile all'VIII secolo a.C. Un oggetto volutamente complesso, espressione di rango e di distinzione sociale, ricco nel suo ornato di valori simbolici e magico-sacrali. Interamente realizzato in bronzo, è lungo ben 33,5 cm, con gancio d'attacco nella parte superiore. È formato da due piastrine trapezoidali che alludono a un motivo figurativo molto diffuso nell'immaginario protostorico europeo e mediterraneo, la barca solare, in genere semplificate in forme geometriche elementari, di antica ascendenza legata al viaggio del sole, all'idea di rinascita e di rigenerazione. Ecco allora il sole, trasportato simbolicamente da una barca stilizzata, terminante alle estremità superiori con protomi ornitomorfe. Di questi uccelli, dotati ciascuno di un anellino da sospensione, è enfatizzato il lungo becco rivolto verso l'alto. Il disco solare è impreziosito da un motivo geometrico inciso a losanghe concentriche, una sorta di vortice labirintico crociato al centro, mentre la barca reca una decorazione a denti di lupo e a meandro interrotto. Quattro catenelle collegano la barca superiore a quella inferiore più grande, ma del tutto simile nella forma e nella decorazione, purtroppo mancante di un'estremità ornitomorfa. A concludere il tutto una cascata di pendagli a doppia spirale, detti a occhiali, sostenuti da bastoncelli incisi con globetto centrale. Pettorali simili provengono anche da coeve sepolture femminili di altri siti del territorio, come Ancona, Monte Roberto, Porto Sant'Elpidio. La ridondanza degli elementi, la duplicazione delle piastrine, la reiterazione delle simbologie solari si allineano a quel gusto per il sovrabbondante tipico della cultura picena, in quanto strumento rappresentativo del proprio rango all'interno della comunità. Doppi sono anche i bracciali, le armille spiraliformi in lamina bronze a nastro costolato, che assieme alla fibula con arco di bronzo rivestito di ambra, la pietra del sole, è ciò che rimane di un ricco corredo andato in gran parte disperso durante la Seconda Guerra Mondiale, ma documentato al museo da questa foto. La donna aveva anche orecchini con pendente d'ambra, anello digitale, coltellino di ferro, cantaros, vaso per bere in ceramica, insomma una composita dotazione fatta di monili intenzionalmente appariscenti e portatori di valori simbolici e di status. La nostra degustazione archeologica ci porta quindi alle pendici dell'Appennino, a un luogo ricco d'arte e di cultura come la città di Urbino e i suoi dintorni, a quelle colline rotonde immortalate spesso in geografie letterarie e pittoriche. Il brindisi virtuale in terrazze con il bianchello del Metauro, un vino bianco, secco, gradevole e fresco, magari da abbinare con un prodotto tipico del luogo che con il sole ha a che fare, la crescia sfogliata di Urbino già presente sulla tavola dei duchi di Montefeltro durante il Rinascimento. Sembra che un antenato di questo vino abbia giocato un brutto scherzo alle truppe cartaginesi di Asdrubale, che persero contro i romani la battaglia del Metauro nel 207 a.C., forse anche per averne bevuto troppo. Dalla terrazza di Palazzo Ferretti l'invito è duplice: venire al museo a vedere questo corredo esposto e a conoscere la nostra preziosa collezione, che è storia archeologica del territorio, e nel contempo il suggerimento è anche quello di visitare i luoghi, gustarne le specialità, alla riscoperta di una regione, di un patrimonio in grado di sorprendere per un'estate tutta italiana.